Chi tifa per la riapertura del campionato spera che il Catania possa fermare la Juve, anche se l'impresa può apparire molto complicata per la squadra di Maran. Tuttavia i rossazzurri della gestione Pulvirenti, va ricordato, hanno perso una sola volta in casa dei bianconeri, collezionando per il resto risultati quasi sempre positivi. Insomma, gli etnei in casa dei campioni d'Italia ci andranno tutt'altro che battuti in partenza e, come si dice, se la giocheranno. Viste le assenze di Berghessio e Barrientos in avanti e le grottaglie in difesa, rimangono in piedi varie ipotesi di modulo, ma la più probabile a questo punto sembra il 3-5-2. Ecco come potrebbe schierarsi la squadra rossa-azzurra. Andukar in porta, Bellucci, Rolin e Spolli dietro, con Alvarez e Marchese esterni, Izco, Lodi e Almiron in mezzo al campo e Castro e Gomez di punizione, questa che garantura nella fase di non possesso, utilizzata con buoni effetti. A prescindere dal risultato di una serie di topiche arbitri, nella Juve mancherà lo squalificato posto Pogba, duo d'attacco Vucinic e Giovinco. Sabato appuntamento con il settimanale, il rotocalco televisivo della Liga.